Franco Peschetola, il patrono della Virtus Cupello, che tra le società organizzatrici di questa prima edizione dell'Abruzzo Summer Cup, che per come abbiamo visto è stata organizzata in maniera ineccepibile e che potrà sicuramente essere migliorata, però già quest'anno è stato fatto molto. Sì, sicuramente è stata una bella esperienza, complimenti a chi ha operato effettivamente in campo, con la preziosa collaborazione anche di De Cillis, Menna e gli altri dirigenti della Virtus Cupello. Torino ha curato anche dei mini particolari, infatti sono venuto qui proprio per complimentarmi con tutta l'organizzazione. Per quanto riguarda invece la Virtus Cupello come prima squadra, avete festeggiato il ritorno in eccellenza, vi state già muovendo? Sì, abbiamo festeggiato il ritorno in eccellenza e ci stiamo muovendo, stiamo ricostruendo la società. Mercoledì e venerdì ci sono i due appuntamenti con gli altri dirigenti e man mano ci organizzeremo per affrontare al meglio il campionato. Settore giovanile voi lo avete ben strutturato, si è visto anche in questi giorni, quindi una garanzia anche per il futuro. Sì, abbiamo tutte le categorie, come dicevo anche qualche giorno fa, nel massimo del campionato regionale. E ci stanno dando tante soddisfazioni, ringrazio i mister e pensiamo di puntare sempre di più. Sembra retorica, però effettivamente noi ci teniamo in particolar modo e ai ragazzi ci stanno dando grosse soddisfazioni e penso che continueremo su questo passo. Giuseppe De Cillis della Mav Gis, un'altra delle società organizzatrici di questa prima edizione dell'Abruzzo Summer Cup, è un torneo molto importante con tante squadre partecipanti. Come è nata l'idea di questo torneo? Un torneo nato dall'idea di gente che è appassionata di sport. Ci siamo messi insieme con la Virtus Cupello, con il presidente Cifolilli, con Peschetola e diciamo abbiamo avuto tutta la nostra parte. Ringrazio l'amministrazione comunale di Cupello, di Vasto, che ci hanno messo a disposizione tutti gli impianti. È stata una prima esperienza dove abbiamo avuto anche qualche problemino, però alla fine diciamo che al 90% la manifestazione è riuscita perfettamente. Abbiamo avuto una partecipazione di società proveniente da diverse regioni d'Italia molto molto elevata. Penso che nel tempo verrà ripetuto anche con formazioni internazionali. Quindi per il momento dico che sono soddisfatto insieme a tutti gli organizzatori. Voglio ringraziare tutti, Luigi, Loris, il mio staff, i miei nipoti, tutti quanti. Sono stati veramente encomiabili tutti. Io ringrazio tutti quanti. Abbiamo detto tante partecipazioni da tante regioni d'Italia. Sì, tante regioni d'Italia, abbiamo avuto società che sono venute da Caserta, Napoli, Foggia, dalla Puglia, dalle vicine Marche. Comunque siamo molto soddisfatti della partecipazione, da Roma anche. Io ringrazio tutti quanti e un arrivederci all'anno prossimo, grazie. Presente a questo torneo anche il presidente della Virtus Cupello, Michele Cifolilli, si prosegue guardando calcio dopo la vittoria del campionato, però rilassandosi con i più giovani. Sì, diciamo che i più giovani ti danno tranquillità, soddisfazione e gioia di vedere il calcio in una maniera genuina. Ecco. Dicevamo col presidente Peschetola, adesso dopo la sbornia di festeggiamenti bisogna cominciare a pensare seriamente alla nuova stagione della prima squadra. Sì, adesso c'è bisogno di riorganizzare un po' l'assetto societario per l'anno calcistico prossimo, che è di alto livello, vedendo tutte le grandi squadre che parteciperanno. E sì, in settimana, come ha detto il nostro presidente onorario, ci incontreremo per far sì di organizzare all'altezza del campionato una buona società. Oltre alle società calcistiche che hanno partecipato alla realizzazione di questo torneo, anche l'amministrazione comunale di Vasto e soprattutto di Cupello hanno contribuito in maniera decisiva. Sì, grazie alle due amministrazioni, all'amministrazione di Vasto con il sindaco Luciano Lapenna, un ringraziamento da parte nostra degli organizzatori e poi un grazie ad Angelo Pollutri, il nostro sindaco, che a tutt'oggi ha creduto per quanto riguarda gli investimenti sui giovani e il fatto di avere un campo, un'erba sintetica ci permette la possibilità di fare questi tornei e vedere la gioia negli occhi dei bambini quando vedono un campo del genere.
Mister Antonio Lomoscio è il tecnico dello United Club Foggia, che si è aggiudicata il titolo di Abruzzo Summer Cup nella categoria giovanissimi battendo di misura la Renato Curi Angolana. Come ha trovato questo torneo, che è alla prima edizione in assoluto? Un torneo interessante sia per quanto riguarda il livello tecnico sia per quanto riguarda l'organizzazione. Devo ringraziare il signor De Cilis, Beppe. Io ne ho fatti tanti di tornei e ne ho organizzati tanti, però gli devo fare i complimenti perché alla prima uscita non ha steccato, quindi ci siamo trovati bene e ringraziando il Signore siamo riusciti a coronare anche la vittoria. Voi siete una squadra di puro settore giovanile oppure avete anche una prima squadra? Noi siamo solo una squadra di puro settore giovanile, siamo sorti 4 anni fa con l'intento di avere fra un anno o 2 anni una prima squadra, però sono dei ragazzi che praticamente sono già 2 anni, l'anno scorso abbiamo vinto un torneo dove stavano i giovanissimi del Pescara e i giovanissimi della Lazio e sono arrivati prima, quindi purtroppo abbiamo perso il titolo regionale per un po', quindi in un crescendo continuo sono andati e questa, l'ultimo torneo hanno coronato insomma una stagione esaltante. Antonio De Cilis, tecnico della formazione giovanissimi 99 della Roma, è oggi presente a questo torneo nazionale Abruzzo Summer Cup in triplice veste, oltre che di allenatore di settore giovanile, anche perché l'organizzazione è molto legata anche dal punto di vista consanguineo con il nostro interlocutore, e poi per vedere anche il grado di apprendimento di questi ragazzi, per vedere un po' se ci sono cose anche da imparare per un giovane allenatore come lui. Sì, sì, senza dubbio, è una cornice stupenda quale quella dello stadio di Cupello, in cui sono molto legato anche per la vicinanza qui al paese di mio padre, che è Gissi. È una cornice fantastica, è bellissimo vedere i ragazzi che giocano, si divertono tra di loro, socializzano, soprattutto nella lealtà e nella sportività che contraddistingue questo bellissimo sport che è il calcio. Come mai così giovanissimo, già tecnico e non calciatore? Questa è una bella domanda. Nel corso della mia piccola carriera da calciatore, categoria Serie C, primavera, livello primavera, ho avuto un grandissimo infortunio al ginocchio sinistro che mi preclude l'attività sportiva agonistica. Non nego che comunque una partita di calcetto si fa ogni tanto. E invece questa avventura da tecnico nella Roma può dare qualche sbocco importante secondo te in futuro? Guarda, non è la cosa primaria. Sicuramente la cosa primaria è la crescita sia personale ma soprattutto dei ragazzi, di questi ragazzi che anche che vediamo qui in società dilettantistica, che è la stessa cosa. I ragazzi devono crescere, come ho detto prima, socializzare tra di loro e con gli altri ragazzi. Poi chissà, quello che viene sono contentissimo. Take you where you wanna be. You could be my luck.